Quando la primavera scorsa, in piena emergenza Covid, vidi un gruppo di cinesi che faceva abbondanti scorte di Artemisia vulgaris vicino a casa mia, non rimasi affatto sorpreso. Gli orientali, infatti, hanno conservato praticamente intatto il patrimonio millenario delle cure naturali e dei loro segreti e lo custodiscono gelosamente. Probabilmente nessun'altra erba spontanea vanta così tanti poteri magici come l'Artemisia vulgaris, secondo la tradizione praticata in quasi tutti i continenti. Sembra incredibile che una delle spontanee più umili e diffuse del pianeta racchiuda in sé così tanti stupefacenti poteri da lasciare praticamente senza parole. I greci mescolavano l'Artemisia al grasso o agli oli per ricavarne un profumo che, secondo le loro credenze, garantiva la protezione degli dèi. Secondo la tradizione, tenere tre mazzetti di fiori di Artemisia appesi all'ingresso di casa tiene lontani streghe, spiriti maligni, malefici e negatività. Sempre secondo la tradizione, intrecciare corone di Artemisia serviva ad allontanare la sfortuna e gli spiriti malvagi. In passato si usava a portare sempre con sé un rametto o una radice di Artemisia per avere protezione durante i viaggi. Le foglie erano considerate un portafortuna e il giorno di Ferragosto, antichissima festa di origine pagana, i coniugi si scambiavano mazzetti di Artemisia. Le foglie raccolte il giorno di San Giovanni, festa che ha anch'essa il corrispettivo pagano di origini ben più remote dell'evento cristiano, erano giudicate un potente amuleto di protezione sempre secondo la tradizione. Pressoché ovunque si usava bruciare le foglie di Artemisia per purificare gli ambienti e le persone, come si fa oggi con l'incenso. Ancora oggi in Oriente con l'Artemisia vengono confezionate figurine magiche, spesso rappresentanti delle tigri, che vengono appese fuori dalla porta di casa per allontanare gli spiriti malvagi. Gli indiani d'America, infine, la bruciavano durante le loro cerimonie sacre. Troviamo come potere magico ricorrente dell'Artemisia quello che in sostanza potremmo definire di protezione personale e degli ambienti. Cosa intendessero gli antichi per spiriti maligni, malefici, negatività e purificazione è tutto ancora da decifrare perché, come sappiamo, gran parte degli scritti originali della tradizione erboristica e micoterapica occidentale ha subito nei secoli il trattamento più drastico, è stata destinata ai roghi o cancellata per note motivazioni religiose. Possiamo quindi solo ipotizzare che per spiriti maligni, malefici, negatività e purificazione gli antichi popoli intendessero anche una certa tipologia di infezioni, come pestilenze, virus e pandemie varie. Solo ipotesi, sia chiaro, ma non possiamo escludere del tutto che le emanazioni di certe sostanze naturali purifichino gli ambienti, ovvero siano capaci di contrastare la presenza di elementi patogeni presenti nell'aria e sulle superfici. A tal proposito, è stato dimostrato che la boswellia, l'incenso comunemente usato a scopo religioso, detiene questi prodigiosi poteri. L'Artemisia potrebbe avere un importante potere antivirale. Gli usi magici che da millenni la caratterizzano potrebbero aver avuto in origine finalità terapeutiche e batteriostatiche. In attesa di eventuali conferme scientifiche, tanto vale riscoprire quel poco che ci è stato tramandato e affidarci anche
a questo prezioso dono della natura, benedetto dagli dèi e dimenticato da molti, che si disfano della prestigiosa pianta come fosse uno scarto, anziché considerarla come una magia, una perla verde, uno dei più sacri vegetali, il parto di Artemide, l'alleata più preziosa di tutti gli umani. Buona riscoperta dell'antico sapere a tutti. Arrivederci.